Clima sempre più rovente sul futuro della termocentrale Enel. A 3 giorni dalla riunione al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, va ancora in scena il gioco delle parti, o meglio, il rimbalzo delle responsabilità su chi deve pronunciare la parola definitiva sul dopo carbone previsto per il 2021, cioè tra poco più di un anno. Lunedì prossimo al Ministero ci saranno Enel, Regione, Comune della Spezia, Comune di Arcola, sindacati e le associazioni ambientaliste. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per determinare quale sarà il futuro dell'impianto quando cesserà l'utilizzo del carbone. Si andrà alla realizzazione della centrale a turbogas, come ha annunciato e vorrebbe l'Enel, o dopo 60 anni quell'enorme area verrà utilizzata per insediamenti produttivi diversi? Dal tavolo ministeriale potrebbe uscire la decisione ufficiale. E proprio per questo i cittadini si aspettano dagli enti che li rappresentano un fronte compatto. Quel fronte compatto che ancora oggi non esiste però. Continuiamo ad assistere al palleggio delle responsabilità. Non tocca a noi decidere, tocca al governo. Noi non abbiamo poteri decisionali, li hanno le forze di maggioranza che fanno parte del governo, ha ribadito anche oggi il sindaco rivolgendosi ai parlamentari che sostengono il governo. È la regione che ha potere di veto, ma il suo presidente ha già accettato il turbogas, rispondono i partiti governativi, che sono però minoranza a livello locale. Questo è il quadro della situazione. Possibile, diciamo noi, che di fronte ad un problema così importante le forze politiche che ci rappresentano non riescono a compattarsi nell'interesse collettivo? Purtroppo a queste cose siamo ormai abituati. Pensate alla vicenda ospedale. Per anni maggioranza e opposizione hanno continuato ad accusarsi reciprocamente sulle responsabilità nei ritardi dell'esecuzione dell'opera. Mai hanno trovato, tradendo gli interessi dei cittadini, quella compattezza che avrebbe, secondo noi, consentito di non perdere un progetto come quello del nuovo ospedale. Il risultato è che la città si trova con una struttura ospedaliera superata dopo decenni di promesse. Speriamo che la stessa cosa non accada con la vicenda Enel. Crediamo sia lecito chiedere a tutti di decidere nell'interesse della comunità senza ricorrere, come troppo spesso avviene, allo scaricabarile.